Entriamo nella settimana del TEDx, questo grande contenitore di idee e innovazioni che quest'anno Greta sarà qua dietro al esatto. Palazzo della Ragione. Che cos'è il TEDx e qual è il titolo che avete scelto quest'anno? Allora, il TEDx è un grande evento che coinvolge tutta la città e il suo obiettivo è quello di condividere idee di valore e innovazione. Quest'anno il tema è la rinascita e la rinascita si può declinare su tantissimi ambiti, dall'ambiente al riscatto sociale, può essere definito anche come una rinascita personale. Rinascita allora con quali grandi ospiti? Abbiamo tre eccellenze dell'Università Patavina, due medici e un'astrofisica. Abbiamo un grandissimo ospite dell'ultimo minuto, Dan Peterson. L'allenatore storico di basket. Esatto, poi telecronista, quindi è noto nel mondo della pallacanestro. E abbiamo Tezeta Abram, che è un'attrice, si occupa tantissimo nel sociale, della Ius Soli e dell'immigrazione. Ognuno di questi fa un intervento particolare di? 8 minuti, esattamente. 8-10 minuti. Quindi è insomma interessante, non c'è mai modo di annoiarsi, diciamo. No, alcuni porteranno la loro esperienza personale di rinascita e altri invece quello che fanno per dare rinascita ad altre persone. Greta, tu sei molto giovane e coordini un gruppo di giovani. Esatto. TEDx è soprattutto un'idea giovane. È un'idea giovane e quest'anno rinascita lo possiamo declinare anche nel team, perché il team è quasi completamente nuovo. Ci sono dei veterani, ma ci sono tantissimi giovani e questo... Poi i veterani hanno 30 anni, cioè... Allora appuntamento a sabato 25 maggio per la giornata qua. Esattamente. Alle nostre spalle. Alle nostre spalle, inizio alle 3, non mancate. Grazie Greta, buongiorno mattina.